Non me ne parlare perché abbiamo da fare le domande, da fare gli sprazzi, eccetera, eccetera. La formazione che abbiamo introdotto oggi sul tema dell'utilizzo degli strumenti internazionali è esattamente per rafforzare le resistenze locali, con una prospettiva nazionale e internazionale. La proposta, e quindi la cassetta degli attrezzi che vi sarà distribuita, e vi invito a leggerla con attenzione e a chiedere tutte le integrazioni necessarie, è propedeutica, che brutta parola, a un, speriamo che riusciamo a farlo, un camping, soprattutto per i giovani militanti dell'Unione Inquilini, ma anche quelli più anziani, su questi temi, per dare una cassetta di attrezzi molto più precisa, che può avere la parte sulla resistenza e che deve avere delle altre parti, ad esempio sulle cooperative di autorecupero. Questo è il senso dell'intervento e della nostra capacità di trasformare il fatto che siamo degli sportelli in resistenza. Resistenza, vogliamo resistere, far resistere le nostre lotte con questa prospettiva internazionalista, e sottolineo internazionalista, non semplicemente internazionale, internazionalista perché è da lì che viene la nostra forza. Concretamente stiamo parlando di una formazione, un camping, che i giovani militanti abbiamo molto bisogno. Stiamo parlando di un'altra cosa molto importante, c'è la disponibilità della Relatrice delle Nazioni Unite sul diritto alla casa a venire in Italia per fare una missione. Allora, la relatrice scade qui a febbraio, stiamo già lavorando per il prossimo relatore e dovrebbe essere, speriamo, facciamo la vita ancora più nostro amico. Ma l'idea di farlo venire, così come facciamo venire, vi ricordate, qualche anno fa ormai, a Roma, il comitato consultivo dell'ONU Habitat sugli sfratti ha consentito di coagulare le forze e di lanciare una battaglia che tra l'altro condusse anche alle famose requisizioni, quindi rafforzando una resistenza per darci poi il fiato per fare le battaglie, se no non andiamo da nessuna parte se facciamo solamente sportelli, ragazzi, lo sappiamo bene questa cosa. Quindi questa è la seconda cosa. C'è una terza cosa che era stata accennata da qualche compagno, il tema della povertà energetica legata alla COP25. Tra 4 settimane doveva essere a Santiago del Cile la COP25, per chi non lo sa ancora, è il summit dei vari paesi che stanno discutendo sul fatto che c'è un riscaldamento planetario dovuto a un super sviluppo. Allora si sta discutendo se deve essere nei prossimi 20-30 anni, se la temperatura deve aumentare più o meno di 1,5 o 2 gradi. A noi non ci dice niente questa cosa, però io vi dico una cosa, ve lo diciamo noi, il fatto che ci sia questo aumento di temperatura ha delle conseguenze dirette pesantissime sul diritto ad abitare. Abbiamo fatto, in occasione di questo COP25, che doveva essere a Santiago del Cile, l'abbiamo mantenuta lo stesso a Santiago del Cile, con i compagni cileni, nonostante quello che sta succedendo, che il governo sta facendo veramente macelli, il governo fascista, e l'ha trasportata la COP25 a Madrid, un tribunale internazionale di sfratti sul cambiamento climatico, perché sapete, le Nazioni Unite non lo dicono molto, ma stiamo parlando di 380 milioni di persone che sono a rischio di sfratto, sgombero, per vari motivi, che possono essere direttamente legati al fatto che c'è lo scioglimento dei ghiacci, quindi le coste. Ma ci sono anche altre cose. Con la scusa dello scioglimento dei ghiacci, eccetera, stanno facendo delle operazioni finanziarie a livello internazionale, grandi infrastrutture e via comunità intere. Un esempio, un po' più vicino a noi, in Germania, c'è un villaggio nella Renania. Il governo nostro si tinge di verde, in tedesco, dice vogliamo una pompa. In realtà stanno sgomberando 1500 persone perché devono raddoppiare la miniera di carbone. Oltre a innalzare il carbone, sgomberano direttamente. Ci sono delle altre cose che sono collegate, e quello che noi possiamo fare, la nostra battaglia, che è legare la battaglia per abbassare i costi al fatto del combattere il cambiamento climatico, quindi l'innalzamento della temperatura, è chiedere e ottenere i finanziamenti che ci sono a livello nazionale e ci sono anche a livello europeo, ne stiamo discutendo, e su questo una battaglia si può e si deve fare. Ci sono vari livelli di intervento, uno di questi, io purtroppo adesso non abbiamo il tempo, ma domani mattina voglio fare un breve intervento,
c'è una campagna europea di raccolta di firme, l'abbiamo lanciata qualche mese fa ed è andata un po' così. Allora, con un comitato europeo di cui facciamo parte si devono raccogliere 1 milione di firme in linea. Per cosa? Uno, il fatto che si parlava prima, no, riconoscimento e sviluppo dell'edilizia popolare, bene. Una delle ragioni per cui non si sta investendo in Italia è perché c'è un deficit che non possiamo superarlo, e siccome gli investimenti in edilizia pubblica fanno parte del deficit, quello che stiamo dicendo a livello europeo, gli investimenti in edilizia pubblica non devono fare parte del deficit, devono essere fuori, 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 assolutamente fuori. E tirate fuori i soldi, perché ci sono. Ci sono tante cose che escono dai criteri di Maastricht, facciamoli uscire. Questa è una delle cose. L'altra cosa è sul controllo dei contratti di affitto per le locazioni brevi, ma c'è una cosa principale, era questa qua che non ci interessa. Quindi cassetta degli attrezzi, vi invito ad utilizzarla, a diffonderla, ne parliamo. Io spero che nella prossima estate facciamo veramente questo camping su diritto alla casa, sfratti zero, in modo da preparare le nuove leggi di militanti, perché abbiamo parecchie cose da dire, parecchie cose da intercambiare, parecchie cose da imparare, io per primo, e cerchiamo di far venire la relatrice delle Nazioni Unite per fare per avere un occhio specifico. Ah, stavo dimenticando. L'articolo 11 e tutti i commenti fatti dalle Nazioni Unite sul fatto che non ci possono essere sfratti forzosi, non riguarda solamente i governi centrali, non riguarda solamente le autorità locali, sapete che riguarda anche le forze di polizia. Cioè, le forze di polizia sono tenute a verificare che siano rispettate le normative. Non è che le forze di polizia devono trovare una casa alternativa, ma non possono intervenire buttando uno sulla strada se non c'è un'alternativa. Se no anche loro, io questo lo dico chiaramente, la relatrice delle Nazioni Unite, bisogna farlo presente, e possiamo farlo presente, abbiamo tutti gli strumenti per farlo. C'è poi un altro livello, ma non ne parlo oggi perché non c'è finito anche troppo abusato, è la Corte Europea sui diritti umani, rispetto alla quale si possono fare degli altri ricorsi, in particolare ce ne sono stati sul tema della violazione al domicilio, per esempio, con risultati abbastanza interessanti. Ma questo è un livello un po' più legale. Dovreste parlare sulla residenza. Sì, ma ci sono parecchie cose che si possono fare, bisognerebbe fare veramente con mezzo minuto di intervento. Ma quello che vorrei sottolineare è che abbiamo uno strumento forte, lo possiamo utilizzare, se lo facciamo tutti assieme. Grazie. Allora, siamo per chiudere, così ci vediamo anche un po' prima stasera. Abbiamo, ok, anche tu? Non ci siamo visto, scusami, Daniele. Allora, Michelangelo, Fabiola e chiudiamo con Daniele Primavera di San Benedetto del Tronto. Ho già parlato, lascio spazio a tutti i miei. No, ci tenevo a precisare che il tema della rigenerazione urbana per me è fondamentale, sono felicissimo che noi siamo una forza propulsiva dentro questo progetto. Però credo che non si possa parlare di rigenerazione urbana se non si ha in mente quello che è poi anche una visione di società, cioè dove far vivere e come far vivere le persone all'interno di un quartiere, non solo dal punto di vista strutturale, dal punto di vista di progettazione di un quartiere negli immobili in sé per sé. E questo perché si collega spesso anche al tema delle pensioni che diceva Cesare, perché quando poi noi andiamo ad affrontare gli sfratti o l'occupazione, abbiamo occupato diversi immobili, ci troviamo di fronte a dover fare una battaglia che dobbiamo tenere tutti ben in mente, che è quella della revisione del concetto di legalità. Cioè noi dobbiamo avere un piano di battaglia, di resistenza sul ribaltamento del concetto di legalità dal punto di vista istituzionale. Noi dobbiamo far capire alle istituzioni che occupare una casa perché ti sei trovato in mezzo alla strada, resistere a uno sfratto perché ti sei trovato in mezzo alla strada non è un atto legale, ma è un atto legittimo di difesa dei propri diritti. E i primi ad essere legali sono i sindaci, le amministrazioni, le prefetture che permettono questo, perché ci sono leggi che comunque, se ben immagino, comunque tutelano in qualche misura quello che è il passare da casa a casa. Poi sappiamo bene che non sono passati da casa a casa, ma sono passati da case a strutture con separazione di famiglie, base a
da casa a dormitorio, che non sono sicuramente dignitose. Quindi per questo noi poi sulla rigenerazione urbana dobbiamo essere, lo so, io dico. Però è fondamentale che noi anche a livello istituzionale cerchiamo di dare delle proposte anche legislative sia a livello amministrativo comunale e territoriale, ma anche a livello regionale nazionale, sulla revisione del concetto di legalità. Non si può rendere legale una persona che si appropria proprio di un proprio diritto costituzionale e legislativo dal punto di vista del primo paese. Non, e questo deve essere una battaglia che non dobbiamo mai dimenticare. La seconda cosa che ci tenevo a ricordare, lo abbiamo lanciato poi, credo, per primi, è il concetto di lavoro della casa. Noi abbiamo proposto a Viareggio, su Viareggio, ai vari sindacati che si occupano di lavoro, quindi, principalmente noi a Viareggio abbiamo contatto con la FIUM e con i COVAS, ma perché no, se ce ne fossero altri, insomma, che sono più attivi sul territorio, anche non c'è problema, di fare un lavoro intrecciato di statistica e analisi su quelle che sono tutti i lavoratori e gli operai a contratto che sono in affitto. Quindi di fare una comparazione tra quello che è la busta paga, il tipo di contratto, e quello che è il loro affitto, non solo paragonando il canone affitto, ma anche la vita, quindi alle bollette e a quello che è stare la famiglia sulla preconcilio su tutta la famiglia. Perché la maggior parte delle volte andiamo a gestire i sfratti, vediamo che il caro affitto supera quello che è poi la possibilità economica della famiglia, e perciò anche lì noi potremmo fare progetti da inserire in una proposta alle amministrazioni da affiancare alle nuove, dire come è possibile che una famiglia con 1.200 euro al mese si trovi ad avere spese per 1.300 euro al mese tra cane, carovita e bollette. Non è possibile, a partire andranno sicuramente incontro a un problema di emergenza abitativa che si monterà la coda, e se un cane si muove la coda, quando poi dopo durante lo strato, magari lo strato che va male, dicendone, si troveranno malati in sindacato, ovviamente una propria casa da aiutarli, magari trovando un immobile abbandonato o trovando un'altra abitazione, e con la repressione a dover subire un dosso giudiziario e non avere un piano amministrativo che possa reinserire un percorso di rigenerazione sociale, e quindi poi anche di uscita dal percorso di illegalità che per noi ci sono creati. Quindi noi abbiamo in mente di cominciare ad affiancare i sindacati di lavoro anche nelle ricchette delle fabbriche, per far vedere ai lavoratori, quindi maggiormente quelli che sono poi a contratto, hanno una casa in affitto, che hanno da pagare un cane, per far vedere che realmente i sindacati della casa degli inquilini sono a stretto contatto nelle battaglie del lavoro, perché è una forma di prevenzione semplicemente, cioè investire un po' del nostro tempo, della nostra lotta nella difesa del lavoro, nella difesa dei lavoratori, vuol dire magari in futuro avere meno sfratti o avere meno persone da dover vedere, diciamo, no, perché finalmente li difenderemo comunque, ma avere, diciamo, più tempo da sacrificare anche le altre emergenze. Inserire elementi nuovi di cui dobbiamo discutere bene. Allora, abbiamo adesso Fabiola di Roma, e poi abbiamo Daniele Navella, e chiudiamo con Mosani, perché abbiamo, credo che abbiamo il limite di esistenza, siamo arrivati, per cui non possiamo chiedere di più a... Questa cosa io non la so. No, domani. Ciao a tutti. Io parlo dalla posizione di Novalea, credo, e sto sperimentando la realtà di Roma e tirocinando nella sede di Via Cour. E voglio dire un paio di cose, sperando che non risultino banali. Intanto ho apprezzato molto il discorso dell'ultimo compagno, che ha parlato di sinergie tra fattori che, secondo il mio punto di vista, sono fortemente di matrice di appartenenza di classe, quindi lavoro e casa. Ho apprezzato molto anche l'integrazione dei livelli di diritti sociali e diciamo anche di diritti economici, e tutto il discorso sulla risignificazione, diciamo proprio dei termini che vengono utilizzati, sulla necessità di smascheramento. Queste cose io le vorrei, come utente, avere trasferite tramite appunto quello che è la struttura del sindacato. Ogni sindacato, io vengo da 20 anni di lavoro e di sindacalismo di base, e la forza del sindacato è, diciamo, quella degli iscritti.
Secondo me nel futuro sarà proprio importante trasferire i contenuti che abbiamo analizzato qui molto bene, in modo molto chiaro, per ricorrere le lotte. Come ha detto, non mi ricordo più, forse Walter De Cesaris, bisogna dare speranza alle persone. Se vogliamo che le lotte siano partecipate e diciamo, finiscano per convergere, dobbiamo spiegare esattamente quello che ci siamo detti stasera, trasferire questa l'importanza dello smascheramento di certi termini, spiegare anche le risorse finanziarie che ci sono, costruire una prospettiva, perché alla gente va data speranza, la gente lo sa, e lo sappiamo bene il lavoro che viene fatto a Roma su questo versante, e neanche il diritto alla casa popolare. Quindi mi piace molto l'idea del camping, e sarà importante che nelle varie sedi si faccia un lavoro per far conoscere questa iniziativa. La gente deve essere proprio in un'ottica di empowerment, motivata alla lotta, perché abbiamo detto tante cose molto importanti in quest'ottica. Nel Gaele esattamente del giorno, Marco. Poi la cosa da specificare, perché la maggior parte delle persone confonde sempre detto tra le mani e la Bruce. Non che ci sia un problema. Il signore è Bruce. No, allora, intanto va bene, stasera io sono la Gaele Primavera, sono diciamo nuovo, anche se con Cardarelli ci conosciamo ormai da molti anni, visto che mi interessa del tema da molto tempo. Abbiamo aperto solo recentemente la sede degli Inquilini che stanno venendo tutto attorno. Grazie. E noi in questo periodo compiamo sostanzialmente il primo anno di attività. Prima ci eravamo costituiti con un comitato per il diritto alla casa, cercando di fare leva su quelli che erano i richiedenti delle case popolari. Ora io vivo in una piccola città, San Benedetto del Tronto, 50.000 abitanti scarsi, quindi comunque non è possibile definire una città metropolitana. In realtà io ho riscontrato qui, e di questo diciamo sono contemporaneamente felice e rattristato, che praticamente tutti i problemi delle città metropolitane in realtà ce li abbiamo anche noi in San Benedetto, in una città piccola, teoricamente semplice da gestire dal punto di vista umanistico, demografico, no? E sociale. E invece abbiamo una serie di problemi perché risentiamo, come molte altre città della costa, di quella che è la passione turistica. E sarà molto breve su questo, però penso che possa essere utile. La condizione fino al 24 agosto del 2016, la condizione era quella di avere una città che era San Benedetto al centro di una conurbazione di città più piccole verso la vallata, diciamo, che poi andavano a decrescere in termini di valori degli immobili verso l'interno, come avviene penso più o meno in tutte le aree litoranee italiane, perlomeno quelle di prete turistico, diciamo. Poi il 24 agosto 2016 è successo qualcosa, qualcuno di voi ricorderà, il terremoto, dove praticamente una percentuale importantissima dell'edilizia dell'interno è diventata nel giro di una notte inagibile. E poi con le scosse successive del 30 ottobre, non voglio dire che la nostra provincia per la parte interna è stata completamente da Sassuolo, ma ci si è molto avvicinati. Quindi, diciamo, sebbene il primo evento fosse quello più grave, c'è stato uno spopolamento progressivo dovuto agli eventi successivi, e qui si è innestata la politica, che incredibilmente è riuscita a peggiorare le cose. Però era semplice, no? Rispetto al terremoto, peggiorare le cose. Invece la politica ci è riuscita. In che modo? Di fronte all'emergenza abitativa, la prima cosa che si è pensato è cercare di dare dei soldi alle persone che dovevano trovare un alloggio temporaneo per non doversene occupare. Cioè l'idea è, io ente pubblico non mi voglio occupare di chi non ha una casa, gli do dei soldi e solo a cercare sul mercato privato. Incredibile, chi lo avrebbe mai detto, il mercato privato è diventato drogato, per cui una città come Ascoli, che aveva dei canoni sufficientemente bassi e comunque aveva 400 richieste per le case popolari, un'altra città di 50.000 persone, parliamo di posti piccoli, diciamo, teoricamente, si è ritrovata in base alle persone che avevano, famiglie che avevano dai 600 agli 800 euro di contributo di una sistemazione per poter pagare gli affitti. Potete immaginare qual è stata la conseguenza, perché queste persone ovviamente si sono spalmate in tutta la provincia fino a San Benedetto, fino a noi. Quindi praticamente adesso a San Benedetto è impossibile trovare un appartamento
a prezzo ragionevole. Ok, questa è, diciamo, l'unica cosa che, diciamo, tra i nostri problemi che non ho sentito nominare, perché per fortuna il terremoto ha toccato solo il nostro territorio, poco più a livello artigianale e umbro, ma insomma non le grandi città. Però questo per dare un'idea di come si è intervenuti. Ma la logica che ha seguito l'ente, in particolare la regione, è la stessa che io ho ritrovato nell'intervento di stasera. Cioè, il problema di chi non ha casa non è il problema di chi non ha la casa, è il problema del padrone. Quindi io utilizzo la difficoltà abitativa di qualcuno che sia un terremotato, sia un povero, un disagiato, una classe media, impoverita, quello che vi pare, per dare delle risposte ai proprietari. Quindi, primo faccio il CAS, cioè il contributo autonomo di installazione, e trovo il mercato degli affitti. Poi mi rendo conto che delle case le devo comprare e quindi faccio un bando, questo è vero, cioè, non so che sembra una barzelletta, ma è vero, faccio un bando per comprare a prezzo di mercato le case invendute nei territori colpiti dal terremoto o in quelli limitrofi, in modo da metterci delle locali. Ok? Quindi interi insediamenti fermi da anni, perché erano figli di idee speculative che poi la crisi ha bloccato, sono diventati improvvisamente appetibili e hanno anche detto che era una risposta sociale, perché successivamente dico adesso li diamo i terremotati, ma poi diventano case popolari. Peccato che lì non servivano case popolari, perché le case popolari servono sulla fossa, non servono nell'entroterra, parlo del mio territorio ovviamente, dove la disponibilità è piccola, quindi ci ritroviamo con dei soldi, ma parliamo di milioni di euro, non di bruscolini, di centinaia di appartamenti spesi per sostanzialmente dare dei soldi ai proprietari, ai costruttori, perché il vincolo era che l'immobile non dovesse essere mai stato usato, cioè praticamente hanno fatto tramite il terremoto un sostegno ai costruttori che ci avevano rivenduto, che è un'altra cosa allucinante, che poi ti dicono che non ci sono risorse, tanto restano così. Altra dinamica che io ho trovato nella mia piccola città, l'espulsione della povertà dal territorio urbano, costante. Noi abbiamo avuto a che fare, lo raccontavo a Cardani durante il viaggio, con una situazione specifica di una famiglia composta da due persone disabili entrambe, di cui uno con un piede amputato, cioè un caso specifico che è interessante, agli arresti domiciliari, entrambi disoccupabili senza reddito, con i figli dati alle comunità, perché potete immaginare la condizione di vita qual era, e quando siamo andati in comune a chiedere una soluzione tampone, la risposta è stata: ci sono persone che stanno peggio, stanno peggio, devono essere morti probabilmente, no? Perché, diciamo, oltre questo livello di disagio penso che non ci sia moltissimo, e il suggerimento è stato quello di vattene da San Benedetto, cioè vai a trovare casa dove costa di meno. Questa è la risposta del comune, perché ovviamente ci siamo mangiati, io e l'avvocato che sta prestando la sua opera per il comitato, per riunire qui l'assistente sociale che ha pensato bene di dire questo, poi mi sono sbagliato e prendevo un altro quartiere. Ovviamente la logica è questa, perché lo sappiamo che tutti ci dicono la stessa cosa. È la stessa cosa che rispondono a un altro caso specifico, scusate se mi interrompo, ma ci tengo. Un caso specifico, una fascia sociale che noi abbiamo individuato come particolarmente bisognosa, è quella delle badanti. Non so se voi avete lo stesso tipo di problema, noi abbiamo un grandissimo numero di persone, di donne provenienti dall'est Europa, che magari stanno qui da 25-30 anni, che sono arrivate qui a 40 anni, quindi nel pieno delle loro forze, che oggi ne hanno 65, in una condizione abitativa precaria, che sono spostate continuamente, quindi anche una vita difficile, e di fronte alla difficoltà, di fronte al fatto che sono in vista per delle case che non avranno mai, il comune risponde: tornatene a casa, dove a casa, secondo loro, è dove stavano 25 anni fa. Cioè, questo è l'atteggiamento che noi riscontriamo ogni giorno. Quindi abbiamo detto, il problema è che si continua a risolvere i problemi dei padroni con i contributi sugli affitti, con le cartolarizzazioni, con la morosità incolpevole, che abbiamo detto è una cosa temporanea, ma di fatto è un sostegno al mercato dell'affitto, con l'acquisto dell'invenduto, con i contributi in conto interessi, con i soldi dati, parlo della regione Marche, anche in questo caso, per chi vuole comprare casa, cioè gli incentivi di 25, 30, 50 mila euro per chi già si può permettere di comprare casa e lo vuole comprare. Cioè, queste sono le politiche abitative. Ultima questione che abbiamo risolto anche noi: la settimana scorsa il Consiglio Comunale della nostra città ha pensato bene di modificare un progetto in cui erano previste delle case che un costruttore, attraverso una riqualificazione, no? Noi parliamo spesso di riqualificare, di rigenerare un'area dismessa,
c'era un progetto che teoricamente avrebbe dovuto portare delle case popolari in città che ne ha grandissimo bisogno. Ovviamente il costruttore non era d'accordo perché gli faceva scendere il prezzo degli altri appartamenti, quindi ha preferito monetizzare. E anche qui che cosa è spuntato? L'amministrazione ha proposto il social housing, quindi anche noi siamo arresi con lo stesso problema. Abbiamo provato a organizzare una mobilitazione su questo, ci siamo riusciti parzialmente, ci siamo portati dietro il SUNIA in questa battaglia, ed è un caso strano perché le difficoltà di relazione che io ho sentito da qualche intervento prima, noi ce le abbiamo evidenti. Quindi io sono molto confortato all'incontro di oggi, perché se no mi sento meno isolato. Perché quando mi trovo il collega del SUNIA, che in un incontro pubblico che abbiamo organizzato noi per parlare di disagio abitativo con le persone richiedenti, noi facciamo una battaglia contro la logica delle graduatorie escludenti, cioè l'idea che se io sto da 7 anni a San Benedetto invece che da 5 ho più diritto di te, è una bestialità, no? Noi facciamo questa battaglia per dire che comunque chi è in una situazione di oggettiva difficoltà ha sempre bisogno. Se diciamo 200 anni di diritto ci vogliono 200 case, la posizione del SUNIA è no, ci vogliono le graduatorie, perché il problema è chi arriva prima. Se fosse 200 case ci sono 10, bisogna capire come dare quelle 10. Quello è il problema dei nostri colleghi. Quindi ecco, io sono molto confortato perché mi sento meno solo, sconfortato perché mi rendo conto che la dinamica è grande e il nemico è molto forte, diciamo da questo punto di vista, però sono anche contento perché ho visto un gruppo molto motivato e molto competente. Grazie. Bosani da Lodi, mi sbaglio sempre con voi da Lodi. Cercherò di essere velocissimo, è il problema di chiudere se abbiamo tutti voglia di andare via. Beh, prima di tutto presentarmi, è la prima volta che partecipo ai lavori del coordinamento nazionale, anche se già da 7-8 anni, 9 anni, mi ricordo che più se sono il referente locale degli inquilini, e un complimento con voi, sono sempre più felice per parte di questa comunità perché mi aspettavo la solita palestra di esercizi teorici di voli pindarici, invece vedo che tutti siamo molto sul pezzo e siamo molto legati alla realtà del nostro territorio. Io vengo da un territorio molto piccolo, lì sono 240.000 abitanti in tutta la provincia e la mia situazione è un po' diversa dagli altri perché da noi regge ancora la rete parentale, regge ancora quel tessuto di associazioni che sono comunitarie, soprattutto cattoliche, quindi da noi lo sfratto da casa a casa è più facile e regolato. Il problema che abbiamo è più che altro quello di riuscire a procrastinare gli sfratti per viene fuori la casa, di solito si tratta di case o in parrocchie o in questo tipo di associazioni, quindi non abbiamo questo problema, anche se abbiamo affrontato il problema di più grosso respiro per tre palazzine occupate che volevano sfrattare, quindi siamo intervenuti, Unione Inquilini è stata protagonista sia come proposta, costruiamo cooperative che le recuperano perché erano palazzine sotto sequestro, sia come lotta quando c'è stato il tentativo di sfrattare per poi metterle sul mercato, quindi lì siamo stati protagonisti, quindi ci siamo stati sul pezzo. C'è solo una questione che volevo porre, una questione che non sentiamo molto e che probabilmente sentiranno molto anche altre regioni, visto i dati di destra che sta venendo, ed è quella della documentazione richiesta per l'accesso alle case popolari. Da noi la via burocratica alla sindrome della Lega colpisce fortissimo e noi crediamo che l'Unione Inquilini debba diventare protagonista di questa lotta e di chiedere al governo la modifica delle due norme che consentono alla Lega di chiedere agli stranieri non comunitari la documentazione certificata e bollata che gli impedisce di aderire a questa cosa qua. Quindi io l'ho vissuta prima di tutto anche tentato di fare anche per i bambini delle scuole, quindi la grande mobilitazione che c'è stata ha vinto, abbiamo dato i soldi per il ricorso che c'è stato a San Giovanni per la signora esclusa, è stato perso questo ricorso, crediamo che sia assolutamente indispensabile che il governo modifichi queste due normative perché l'ondata di destra diventerà sempre più pesante e la richiesta di documentazione consentirà alla Lega, soprattutto in questo campo, ma cerca di estenderla, di impedire agli stranieri di accedere alle edilizie popolari e la sventolerà con una bandiera questa cosa. Quindi io sono convinto che l'Unione possa e debba essere protagonista di queste battaglie. Grazie a tutti. Allora,
cose, ma velocissime. Intanto, come ho detto già qualche, forse pareggio già martedì buio, una parziale notizia positiva la posso dare. Lo scorso 21 ottobre è stato firmato il decreto, il decreto che indica gli stati extracomunitari ai quali non è possibile avere la documentazione richiesta. È una cosa che parla di legge di cittadinanza, ma parla anche poi a cascata di tutto il resto. Quindi il governo è alla registrazione. Sto cercando di mettere mano su questo decreto con l'elenco dei paesi che sono i quali sono, perché poi c'è il problema anche di capire quali sono, no? Però parzialmente posso darti una prima risposta su questo. La seconda è che, proprio organizzativa, ci rivediamo qui domani alle 9, mi raccomando puntuali, perché abbiamo due cose molto importanti da discutere, che è la questione del rapporto con la CUP e la questione del bilancio, quindi dovremo approvare il bilancio dell'Unione Europea nazionale, sarà molto dettagliato, per cui il video su questo è chiarissimo. Per cui ecco, se possibile, 9, guardate, tolleranza 9 e mezza, ma 9 e mezza si inizia, perché qua tutto dobbiamo parlare delle cose molto importanti. È chiusa la riunione, ma se allora, voi avete avuto una piccola cartina della città dove trovate, dove mangiare, inserire o meno, come? Quindi se qualcuno ha bisogno di indicazioni, venga da me per mangiare o meno, se no affidatevi a quella cartina, va bene?